Secondo giorno di protesta per gli autotrasportatori in tutta la Sardegna. Al centro della movimentazione l'aumento del costo del carburante e dei costi per la manutenzione dei mezzi e per la sostituzione degli pneumatici. Una situazione aggravata in Sardegna dai rincari dei trasporti marittimi. A Nuoro anche oggi i manifestanti, dopo un raduno a Prato Sardo, hanno imboccato la strada verso l'ingresso del capoluogo per spostarsi poi, sempre a passo d'uomo, sulla statale 131 verso il bivio Perorune. E sono molti oggi gli autotrasportatori della provincia essersi uniti alle proteste portate avanti dai colleghi al porto di Olbia. Una movimentazione pacifica decisa dopo la riunione di mercoledì scorso a Tramazza, a cui hanno preso parte oltre 300 trasportatori da tutta la regione, e del tutto spontanea, slegata da sigle sindacali e associazioni. Per ora non si registrano disagi alla circolazione stradale, a parte qualche rallentamento del traffico, ma la mobilitazione continuerà a oltranza. Ieri a Cagliari si sono tenuti alcuni colloqui con le istituzioni regionali, ma gli autotrasportatori attendono risposte da Roma, dove sono attesi gli esiti della conferenza Stato-Regioni. Prima richiesta sul piatto, un'immediata diminuzione dei prezzi del gasolio con un taglio di accise e IVA.